Cari confratelli, è Pasqua e ho la gioia di rivolgervi qualche parola. Anche quest'anno Pasqua la viviamo in un mondo segnato da molta violenza. I fatti di Bruxelles, lo scorso anno i fatti di Parigi, ma ci sono attentati, ci sono morte, c'è molta violenza in tutto il mondo. La croce è presente, è molto presente. È tanto presente che qualcuno è quasi portato a pensare che non vi sia più luce, che ci sia solo disperazione. La Pasqua viene a dirci che quando la sofferenza è accolta con amore, quando si dà la vita, spunta una luce nuova. E voi sapete, no, che le donne ricevettero dagli angeli l'annuncio da portare ai discepoli, di andare in Galilea, perché in Galilea Gesù li avrebbe preceduti. Io mi auguro che per ciascuno di noi ci sia una Galilea fiorita, una Galilea primaverile per incontrare Gesù vivo e risorto, per trovare la forza di continuare il nostro cammino di vita con questa serenità, con molta pace nel cuore, non lasciandoci abbattere per la violenza che c'è, ma continuando a proporre l'amore. E con questo io ti auguro, caro fratello, una buona e santa Pasqua.